Guardi, in questi giorni stiamo definendo esattamente il quanti, ma le posso dire che a livello nazionale sono circa 450.000 gli studenti che ne beneficeranno. Penso che sia un ottimo segnale di attenzione nei confronti di quello che è il diritto all'istruzione, che come si diceva prima è un diritto universale e bisogna proprio dare una mano agli studenti che sono un po' più in difficoltà. Intanto iniziamo con il dire che il 14 si riapre. Sarà un anno indubbiamente complesso. Non neghiamo le difficoltà perché ci sono, però non dobbiamo nemmeno dimenticare il lavoro straordinario che è stato fatto quest'estate per reperire spazi per il personale, per i lavori di edilizia scolastica leggera che sono stati fatti e non dobbiamo nemmeno dimenticare mai che viviamo in una pandemia globale che al momento lascia ancora 1 miliardo di studenti a casa. Guardi, a fine giugno noi abbiamo approvato delle linee guida insieme a tutte le regioni, Piemonte compreso, dove il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, ha detto chiaramente che la misurazione della temperatura va fatta a casa anche per evitare che se ci fossero degli studenti già contagiati vadano sugli autobus e ovviamente contagino gli altri. Di conseguenza queste sono le regole nazionali. Io credo che non si possa, 4 giorni prima dalla riapertura delle scuole, cambiare le regole come se fosse un gioco. Credo che ci voglia assolutamente rispetto nei confronti delle famiglie, nei confronti dei dirigenti scolastici che, lo ribadisco, hanno fatto un lavoro eccezionale, rispetto e fiducia mi aspetto nei confronti dei cittadini piemontesi. Il governo impugnerà questa ordinanza? Ne abbiamo parlato, è il Ministero della Salute che potrebbe impugnare, non lo escludo, si deciderà nelle prossime ore. Io credo che il lavoro che è stato fatto sia tantissimo, qualche incertezza forse c'è anche, ma non legata a come riaprirà la scuola il 14, ma a delle informazioni che spesso sono state distorte, che sono state date quest'estate, compreso adesso anche l'ultima cosa che abbiamo visto qui in Piemonte, che indubbiamente crea un po' di incertezza. Però io so benissimo che il personale scolastico e le famiglie sono molto più pronte rispetto a quello che potrebbe sembrare all'esterno. È evidente che vivendo all'interno di una pandemia globale, lo avete visto in Francia, in Germania, è successo già anche in Italia, perché la scuola di fatti non è che riparta il 14, è già ripartita il 1° di settembre. Ci sono dei protocolli di sicurezza che noi abbiamo scritto insieme al Ministero della Salute, all'INAIL, all'Istituto Superiore di Sanità, delle procedure da applicare. E queste procedure si stanno già applicando in questi giorni laddove il caso di Covid si sia verificato, quindi è tutto sotto controllo. Proprio perché è un anno eccezionale e sappiamo quali possano essere le conseguenze, no, di certe cose, che ci siamo preparati ad affrontarle tutte quante ad una. Lo abbiamo spiegato in conferenza stampa l'altro giorno insieme al Ministro della Salute, cosa accade nel caso in cui ci sia un caso Covid in una scuola. Interviene immediatamente il Dipartimento di Prevenzione Territoriale, perché a quel punto diventa più una questione chiaramente di salute, si faranno i tamponi. La nostra scuola, le posso dire, io ne sono assolutamente convinta che nell'orario giornaliero di uno studente è il luogo forse più sicuro che c'è.